Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video haul. Finalmente sono andata a fare shopping dopo non so quanti mesi. Questo credo che sia stato l'unico anno in cui non ho comprato assolutamente niente durante i saldi. Ci sono stati i saldi, io sono andata in giro per negozi e non ho comprato nulla perché non ho trovato nulla che davvero mi piacesse, qualcosa che comunque potesse attrarre la mia attenzione. Io quest'anno proprio non l'ho trovato, quindi ho passato tutti questi mesi senza comprare niente. Però stamattina invece, che avevo la mattinata libera, sono andata a fare un po' di shopping e mi sono comprata due o tre cosine che adesso vi mostro. Partiamo subito da un abito elegante. Ho preso un abito elegante su Amazon, però non l'ho preso nel negozio. Questa è l'unica cosa che ho preso su internet. Perché avrò un matrimonio a giugno e quindi ho pensato di prendermi un abito un po' più carino, un po' più elegante. Cerco di farvelo vedere il meglio possibile, ma tenete presente che è lungo fino alle caviglie, quindi non sarà facile. Però, visto che l'ho preso su Amazon, magari vi metto una foto da qualche parte. Comunque, l'abito è così. Ha questa parte sopra con i fiori e ha un taglio a V, quindi una scollatura a V. Poi ha questa fascia che praticamente subito sotto il seno fascia un pochino la parte, diciamo, nella parte alta della vita e poi scende così. Quindi è molto morbido, è un tessuto leggerissimo, morbidissimo, è un bellissimo tessuto. Ha questa parte chiara davanti e poi lateralmente ci sono i fiori così per poi finire sul fondo con tutti i fiori in questo modo qua. Questo è un vestito che io ritengo assolutamente adatto per il tipo di matrimonio che sarà, perché comunque sarà un matrimonio in comune di giorno, quindi non penso sia necessario l'abito proprio da sera super elegante, perché è un contesto comunque diverso dal matrimonio magari in chiesa o comunque fatto di sera. Quindi, essendo una cosa così, ho pensato ad un abito che fosse elegante, ma che non fosse eccessivamente elegante. E quindi ho preso questo che penso poi riuscirò a sfruttare anche per altre cose, quindi magari una serata in estate, una cena, qualcosa di particolare, almeno ho fatto un acquisto che poi posso sfruttare. Poi sono andata da Stradivarius e ho preso una sola cosa che però mi è piaciuta subito appena l'ho vista. È una gonna che ha questa fantasia un pochino sul nero, marrone, rosso, questi colori un po' così, ma mi piaceva il taglio perché vedete che ha questo taglio così in diagonale, praticamente è corta da una parte, poi è lunga nella parte laterale e mi piaceva tantissimo. Poi è a balze, vedete che ha due balze, la prima e poi la seconda in fondo. E questo è un taglio che proprio mi è piaciuto, mi è sembrato molto molto originale. Io tra l'altro gonne non ne ho proprio tantissime, nel senso che qualcuna ce l'ho, però sono un po' datate, quindi volevo anche avere una gonna nuova. E poi questa volta però non da Stradivarius, ma in un negozio di abbigliamento che c'è nella mia città che non ha un brand specifico, è proprio un negozio di abbigliamento così un po' più piccolo. Ho preso un'altra gonna, anche questa l'ho trovata bellissima, è nera e ha questo taglio particolare. Vedete che ha questa, diciamo, questo volant, chiamiamolo così, in fondo, e poi ha questi, ho lasciato ancora il cartellino attaccato. Ha questi bottoni sul davanti. Questa è un'altra gonna che mi sembrava veramente molto carina. Questa è sicuramente meno estiva perché è nera, però è molto leggera, quindi va bene sicuramente in primavera o anche in autunno volendo. Però io penso che la sfrutterò più in primavera. È comunque una gonna che mi piaceva tantissimo con questi bottoni davanti, con questo taglio così un po' particolare. Poi ho preso un coprispalle, un semplicissimo coprispalle nero che non ha nulla di particolare se non queste due rose rosse qua sul davanti. Quindi praticamente la parte che rimane qua ci sono queste due rose rosse. Questo l'ho preso perché comunque con queste rose mi sembrava un pochino, diciamo, mi sembrava che potesse ravvivare un po' il solito coprispalle nero. E quindi ho preso questo per questa ragione. Ovviamente sotto cercherò di mettere qualcosa di un po' più semplice, un po' più sobrio, altrimenti poi si esagera. Però insomma mi sembrava un pochino più vivo del classico coprispalle. E poi vi ho lasciato per ultimo il mio pezzo preferito, ossia questa giacca.
tutto quello che vedete ha ancora il cartellino attaccato, perché sono arrivata a casa e ho fatto subito il video, quindi non ho ancora neanche tolto il cartellino. Questa giacca è la mia preferita, è sicuramente l'acquisto migliore che ho fatto oggi, perché mi serviva proprio una giacca fatta così. Ha una consistenza che è perfetta per la tarda primavera, inizio dell'estate, perché è molto molto leggera, ma soprattutto mi piaceva anche il colore, perché io ho tutte giacche nere, rosse o bianche e mi mancava un po' questo colore, soprattutto mi mancava questo colore con questo tipo di tessuto un pochino più leggero. E quando l'ho vista ho pensato: questa deve essere assolutamente mia. E quindi ho preso anche questa, che sicuramente mi sarà utilissima. Bene, questi sono i miei acquisti. Come vedete non sono tantissime cose, però sono poche cose pensate, quindi anziché comprare tante cose a caso ho comprato poche cose ma pensate, cose che mi servivano veramente. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme!